Ascoltatori, questa è Radio Basket Universo e io, come sempre, sono Giovanni Aiello. Puntata di Serie A, seconda puntata della stagione. Vi ricordo prima di tutto che potete trovarci sul nostro sito basketuniverso.it, sulla nostra, tra virgolette, nuova pagina dei social Basket Universo, e potete trovarci anche su Twitter e Instagram. Comincio subito, presento i miei ospiti di oggi. Allora, come sempre, Alessandro Saraceno. Ciao Giovanni e buon pomeriggio a tutti. Poi abbiamo di nuovo con noi Marco Fontanesi. E Ciao a tutti, ciao Giovanni, buon pomeriggio. abbiamo per la prima volta quest'anno Luca Consolati. Ciao Giovanni e buon pomeriggio a tutti, grazie. Allora, puntata ricca perché ci sono stati tanti big match, tante partite importanti, quindi cominciamo subito. Luca, arrivo subito da te. Milano Pistoia che era in battuta e ha perso la prima di campionato al Forum. Sì, allora, io parto col dire che secondo me non si trattava assolutamente di una partita semplice per Milano, perché 48 ore prima nemmeno era reduce da una gara molto faticosa, giocata anche bene contro l'Olympiacos, che sicuramente ha tolto energie, vista anche le rotazioni ridotte causa l'infortunio di Cinciarini. Inoltre arrivava una squadra pienamente in fiducia, 4 vittorie su 4 nelle prime gare, morale a 1000, seguita da un numero di tifosi immenso. Quindi si presentava come una gara assolutamente insidiosa per l'Olimpia. Nonostante tutto, c'è stato un approccio, secondo me, ottimo di Milano alla gara. Difatti, tipo, dopo neanche 5 minuti era già sul più 11, però non è mai riuscita a tenere in mano il doppio vantaggio. Pistoia, adagio adagio, riusciva sempre a rientrare in gara, grazie anche a Kirk sotto canestro e a Knowles, che ha trovato una buona giornata da fuori. Infatti è sempre stata fino all'intervallo più uno, cioè sotto di uno, sotto di tre, sotto di cinque, punteggi così. Comunque ho visto una buona Milano, perché poi nel secondo tempo è riuscita a prendere nuovamente il largo grazie alle sfuriate di Hummel, che ha avuto 3-4 minuti pazzeschi dove qualsiasi cosa tirava, entrava. E soprattutto grazie a uno stanco Baraz dominante sotto tutti gli aspetti nel pitturato. Basti 20 punti in 20 minuti. Ottime giocate sia in movimento, in penetrazione, in tiro da fuori soprattutto, perché ha messo ben 5 piazzati dai 5 metri, tutti retina, ben assistito da Gentile, soprattutto 7 assist per lui, ancora una volta discontinuo al tiro, ma perfetto in fase di passaggio. E poi Milano, vabbè, è riuscita a portare a casa il match anche con un divario forse fin troppo ampio per quanto si è visto per oltre 35 minuti in campo. Come detto, MVP della gara assolutamente Baraz. Vabbè, Milano raggiunge Pistoia, però devo dire che Pistoia sarà una squadra, secondo me, dopo averla vista giocare anche dal vivo, temibile tutto l'anno, perché è veramente ben messa in campo, allenata in maniera ottima da Esposito, con quei 3-4 giocatori specialmente nuovi, veramente forti. Kirk è un giocatore completissimo che sotto canestro ha una presenza fisica enorme, ma soprattutto sa giocare anche lontano da canestro con un ottimo tiro, mentre gli americani nuovi, Blackshear e Knowles, sono i classici americani, faccio un po' tutto io così, che però hanno un po' delle doti, un po' come si era visto nella prima Pistoia della Serie A con Wanamaker, Deron Washington e gente così. Milano dal canto suo invece, dopo l'inizio brutto a Trento, ha trovato queste 4 vittorie consecutive, sta acquisendo secondo me sempre più consapevolezza dei propri mezzi e una solidità in cui il lavoro di Represa si vede nettamente. Milano che ha dominato soprattutto, come hai detto tu, sotto canestro, perché la lotta rimbalzo l'ha vista protagonista per 47 a 28. Esatto, tolto E Kirk, poco e niente per Pistoia. esattamente, quindi direi MVP della partita, come già detto tu, stanco Baraz. Sì, stanco Baraz assolutamente, ma ancora di più dei rimbalzi di Baraz, proprio le giocate, le scelte offensive che è riuscito a mostrare nella sua lentezza, nella sua calma, è stato forse anche perché ha trovato un avversario molto simile a lui, perché ad esempio i vari McLean e Laval, molto più atletici e molto più agili, hanno sofferto un po' di più la presenza di Kirk, mentre Baraz invece l'ho visto proprio a suo agio e nel pieno del gioco. Posso chiederti, diciamo che è una sorpresa, perché chi mai avrebbe scommesso che Baraz avrebbe potuto dare magari un'impronta a una partita di Serie A a Milano? Assolutamente, ma cioè, una sorpresa è pienamente positiva. Cioè, lui è stato preso. Non scordiamoci che a Baraz, fra 25 giorni, fra no, cos'è? Al fine di Eurolega, fra 45 giorni
il contratto scade, quindi fino al girone di Eurolega lui è sotto contratto e poi si valuterà. E per ora, nelle ultime tre partite, comunque Laval è stato lasciato fuori e Baraz è stato portato in campo, quando in realtà all'inizio doveva essere il contrario. Baraz era stato preso per sopperire, diciamo, i problemi di lunghi in fase europea. Invece adesso il lungo in alternativa a McLean in Italia è lui. Bene, allora direi che adesso andiamo da Marco, perché Reggio è tornata alla vittoria, ha vinto 83-66 contro Pesaro, mancava Cauquenas, e Marco vai pure. Sì, mancava ancora Cauquenas, infortunato, però diciamo che la quarta vittoria in campionato per la Grissinbona è arrivata, come hai detto tu, col punteggio di 83-66, una partita dominata diciamo dall'inizio con un parziale di 15-0 che davvero poteva lasciar presagire che Pesaro non fosse nemmeno in campo. In realtà gli ospiti sono riusciti anche nel secondo quarto a mettere il muso avanti sul 32-33, però di fatto si può dire che è stata una partita assolutamente dominata e sempre in controllo. Reggio ha dato idea di pigiare sull'acceleratore solo quando volesse, diciamo, e controllare il match. In particolare negli ultimi due quarti, diciamo, ha dato lo stacco decisivo per questa vittoria, guidata ovviamente da una grande prova di Pietro Aradori su tutti, ma anche di Lavrinovic, che nell'ultimo quarto ha fatto 8 punti in fila in 3 possessi, e diciamo che questa è stata la spallata decisiva per Pesaro. Possiamo anche dire che Pesaro, nonostante il punteggio, abbia comunque fatto una partita positiva dal punto di vista del carattere, in quanto tutte le volte in cui Reggio sembrava alzare appena il piede dall'acceleratore, Pesaro è sempre stata capace di rifarsi vedere, rifarsi sotto, anche sotto la doppia cifra di svantaggio, nonostante mai sia riuscita a incutere timore ai padroni di casa per il risultato finale. Si può dire una nota negativa di Pesaro è che il solo Shelton nella lotta a rimbalzo, diciamo, contro una squadra poi come Reggio Emilia in trasferta, è troppo poco per cercare di andare a vincere, diciamo, una partita, ecco. Però insomma anche tante sono state le palle perse, specie nel primo quarto, però Pesaro ha dato l'idea che quando gioca di squadra può veramente essere una buona squadra, che di sicuro può crescere e provare a giocarsi le sue carte in chiave salvezza. Per Reggio Emilia invece 5 giocatori in doppia cifra, oltre anche Gentile con 11 punti e 8 assist, molto bene, MVP della partita, ma anche eletto MVP della giornata da Lega Basket, Aradori con 21 punti e 15 rimbalzi. Bene, ci è arrivata una domanda da una tifosa di Pesaro, dove ci vengono a chiedere come può migliorare Pesaro sotto canestro, criticando sostanzialmente i lunghi. E Marco, se tu vuoi dire qualcosa, perché diciamo alla fine Pesaro non è così male sotto canestro, perché se si guarda la voce rimbalzo, comunque è una squadra che è decima, quindi nella media, è davanti, è allo stesso livello di squadre come Venezia ed è addirittura sopra a Reggio Emilia. Esattamente, la domanda è pertinente, però diciamo che se poi andiamo a guardare le statistiche, di fatto Pesaro non è così disastrosa, ecco. A mio parere può essere letta un modo di vedere come una cosa di squadra, ecco. Diciamo che, come dicevo prima, appunto Shelton sì, ha preso 10 rimbalzi in questa partita, di cui 6 offensivi, quindi molto bene. Però diciamo è solo, lo stesso Candussi, che è molto giovane, diciamo ha portato solo 3 rimbalzi in questa partita, di sicuro una squadra che può migliorare nel taglia fuori, ma direi che più in generale un fattore di organizzazione di squadra più che dei singoli. Chiaro che il divario tecnico in questa partita c'era, si sapeva, e questo è, per cui il roster di Pesaro rimane questo. Però certamente credo che col passare del tempo, con l'affinarsi di certi schemi e in generale dell'amalgama di squadra, Pesaro possa fare meglio, ecco. Bene, mi trovi perfettamente d'accordo. E molto importante secondo me è quello che hai detto,
dei tagliafuori, perché sottolineiamo e ricordiamo Pietro Radori, MVP della partita, MVP della settimana, soprattutto Pietro Radori che chiude con 21 punti e 15 rimbalzi. Esattamente, sì, proprio questo fa proprio vedere la perfetta fotografia, appunto, che una guardia alla piccola come Radori catturi 15 rimbalzi, insomma, fa capire che appunto non è una questione, diciamo, individuale di uno contro uno, ma proprio una questione di squadra, che la lotta a rimbalzo, appunto, è una questione di taglia fuori, non solo appunto di un centro contro un centro o lungo contro lungo. Bene, arriviamo al big match di giornata, Sassari Venezia, Venezia che vince in Sardegna per 82-70, quarta vittoria di fila per Venezia, invece seconda in fila per Sassari. Per sfortuna o fortuna non abbiamo Fabrizio Pinna oggi con noi, tra parentesi meglio, se no ci beccavamo una fiatola di 20 minuti. Ciao Fabrizio. Ale, vuoi dire tu qualcosa su Sassari Venezia? Sì, è una partita che ho visto. Sinceramente, è stata una partita un po' inaspettata. Se devo essere sincero, mi aspettavo una vittoria di Sassari, comunque si giocava in casa, aveva un'altra partita in casa, e quindi sinceramente mi aspettavo davvero una vittoria di Sassari. Primo tempo è stato giocato abbastanza bene dai ragazzi di coach Sacchetti, tutto sommato avevano controllato la partita. Poi purtroppo nella preparazione al ritorno dagli spogliatoi si è acceso un certo Goss, e quando si accende Goss è un problema per tutti, perché Goss ha la capacità di risvegliarsi, ma anche di risvegliare tutta la squadra. Proprio questo ha segnato due triple di fila che hanno dato un parziale dando tipo 10 punti di vantaggio a Venezia, e soprattutto ha anche aiutato a livello difensivo, cioè ha spronato i suoi ad alzare l'intensità difensiva, e quando alzi l'intensità difensiva poi anche in attacco comunque i punti arrivano, soprattutto se hai dei campioni come Bramos, come appunto lo stesso Goss, oppure anche sotto canestro come Joshua Owens. Sinceramente devo fa fare davvero i complimenti alla squadra di Recalcati, perché comunque ha dimostrato di essere appunto quella potenza che abbiamo visto l'anno scorso, e adesso si sta riprendendo. Se all'inizio comunque aveva avuto molta difficoltà, faceva molta fatica, soprattutto ricordiamoci, ha perso la prima a Bologna, contro quella Bologna che adesso si trova appunto 1-4, e insomma ci fa capire comunque che non ha incontrato la Bologna più forte degli ultimi anni, non ha incontrato la Kicker anni fa, nonostante questo aveva perso. Ci sta che all'inizio comunque non riesce ad ingranare, pur avendo cambiato poco, magari quella stessa giornata hai dei problemi, o comunque ci sono per giornate sfortunate, errori al tiro, percentuali brutte, e quindi ci sta comunque che perdi una partita all'Unipol Arena. Dopodiché comunque, come hai detto te Giovanni, ha quattro vittorie di fila, soprattutto anche in Eurocup sta ingranando. Io voglio sottolineare la cosa, sta ingranando un certo Mike Green, che in Serie A è davvero forse il playmaker più forte che c'è, comunque uno dei più forti, e se ingrana Mike Green, che comunque ha fatto 8-4-8, 4 rimbalzi, 8 assist questa settimana, se ingrana Mike Green davvero è uno che non magari la tripla doppia, ma la sfiora questa. Diciamo che comunque Sassari, un dato che ha fatto scalpore, sono 19 palle perse sicuramente, e anche un David Logan irriconoscibile, perché in 17 minuti di gioco Logan non ha riuscito a segnare nemmeno un punto e ha perso 5 palloni. Quindi diciamo Sassari senza il proprio leader contro una squadra che è dichiaratamente una delle candidate a vincere il campionato, ha steccato la prima. In sostanza, Alexander ha fatto una buona partita, 17 punti, 6 rimbalzi, però mancando Logan e la scelta di Sacchetti di far partire Ainge dalla panchina non ha proprio pagato, Sassari è andata un po' in tilt e ha perso la seconda partita di fila di fronte al proprio pubblico. MVP della giornata, come hai detto tu, assolutamente Fidgos, soprattutto per il 4 su 6 da 3 punti, che ha, come già detto tu prima, distrutto la partita, l'ha chiusa definitivamente. Ultima partita di questa puntata che andremo a analizzare, torniamo sempre a te Ale, Cantù e Brindisi. Dici tu cosa è successo, perché seconda sconfitta a Pianella, quindi forse il fattore Pianella quest'anno non riesce a incidere. Seconda sconfitta, però diciamo che nel frattempo c'è stata una vittoria comunque importante contro Torino, che insomma, visto gli obiettivi di Cantù, è stata fondamentale. Allora, che per
due quarti comunque non aveva espresso un bel basket, sinceramente. Comunque a fine primo tempo era molto difficile pensare a una Cantù che potesse vincere questa partita. Terzo quarto davvero molto buono, davvero molto buono. Cantù è riuscita a tornare ad un possesso di distanza praticamente. A inizio quarto quarto bomba di Esbrook da più o meno 9 metri, 69 pari, e da lì c'è stata una vera e propria partita. Negli ultimi 8 minuti e mezzo, 9 minuti, è stata una partita combattuta punto a punto. Con Cantù che poteva tranquillamente vincerla. Io sinceramente credo che Cantù abbia sprecato l'opportunità di avere 6 punti buttati via a Reggio Emilia e 2 punti appunto buttati via adesso in casa. Cantù sarebbe potuta essere tranquillamente a 6 punti, e ti dico di più, sinceramente anche meritatamente a 6 punti, perché comunque se vai sopra di 20 a Reggio meriti di vincere, poi se perdi te butti via 2 punti. Nonostante comunque Reggio Emilia sia più forte, abbia Kaukenas, abbia Lavrinovic, Aradori, campioni di questo tipo, però se sei sopra di 20, se sei sopra di 15 a fine terzo quarto, poi la devi vincere. La stessa cosa contro Brindisi, squadra fortissima che mi mancava, a cui mancava Reynolds, tra l'altro, che è comunque il playmaker titolare. Anche lì sei a un minuto e mezzo dalla fine, sopra di 5 punti, non puoi farti recuperare e poi andare a perdere. Anzi, tra l'altro Cantù avrebbe potuto anche perdere durante i tempi regolamentari, perché c'è stato un overtime, ma Cantù avrebbe potuto perdere anche durante i tempi regolamentari, perché Zirini ha fatto 0 su 2 a praticamente 2 secondi e mezzo dalla fine, e se avesse fatto anche un solo libero poi magari avrebbe vinto tranquillamente la partita lì. Ti ripeto, sinceramente è stata un po' una partita buttata via, però è una partita che puoi perdere contro una squadra. Io allora sono dell'idea che questa Cantù contro Brindisi, contro Sassari, contro Reggio Emilia avrebbe comunque perso. La sfortuna, tra virgolette, è che le ha incontrate nelle prime 5 giornate. Ha incontrato 3 squadre che lottano per zone nobili della classifica nelle prime 5 giornate. Di conseguenza, se invece queste sconfitte le hai, per esempio, alla terza, all'ottava e alla dodicesima, magari non ti accorgi nemmeno, perché comunque le metti in preventivo delle sconfitte contro squadre così forti. Certo che, come ripeto, se arrivano dopo aver fatto delle ottime gare, dopo aver meritato di vincere, è ancora peggio. Comunque la strada, io ripeto, la strada è buona, e soprattutto è buona a livello difensivo. Una nota davvero molto brutta per Brindisi e Gagic, che è uno dei più scarsi centri che abbiamo mai visto in Serie A, è davvero impresentabile. È riuscito a far vedere, a far sembrare un fenomeno Berggren, e ho detto tutto, e sapete quello che penso io di Berggren. Però c'è stato comunque c'è un problema a Cantù, sostanzialmente, sì, che è i lunghi, il reparto lunghi, perché a rimbalzo le avete letteralmente prese, perché avete 51-32 per Brindisi, e soprattutto appunto anche Ross, che dovrebbe giocare da 4, non sta rendendo. Allora no, allora c'è una motivazione, però su Ross ha avuto tutta la settimana l'influenza, è arrivato fino a sabato pomeriggio ad avere l'influenza, e in teoria veramente era un fogliettino di carte in campo, e quindi ci sono le scusanti della febbre che incidono tantissimo sulla partita di sabato, perché comunque davvero era in condizioni fisiche molto precarie. È stata una scelta tecnica quella di tenerlo tanto in panchina da parte di Colbani, ma è stata anche una scelta un po' obbligata, perché comunque non riusciva a rendere né in attacco né in difesa, e se comunque la difesa non è forse il suo punto forte, in attacco è davvero un bomber, un attaccante puro, non riusciva nemmeno a trovare via il canestro, proprio perché gli mancava questo. Però come hai detto te, sicuramente i rimbalzi sono un problema di Cantù, è un problema che purtroppo si porterà dietro tutto l'anno. Ha comunque dei lunghi non fortissimi, non sono tra i più forti, come ha detto Berggren, su tutti. Tessitori è sicuramente un giovane che bisogna far crescere, però ha delle mancanze, ha delle carenze. C'è anche da dire che Brindisi comunque ha trovato un Keggy spettacolare da 25 punti, ed è stato colui che alla fine, bene o male, è riuscito a portare Brindisi alla vittoria, perché senza Keggy, che è davvero un campione assoluto, uno dei veri campioni del nostro campionato, Brindisi non avrebbe vinto questa partita. Ok che Cornu ha tirato col 100% dal campo, però alla fine quando c'era da vincere l'hanno vinta Keggy, Banks, e Cornu era fuori per 5 falli. Quindi sono davvero questi campioni che ti fanno vincere le partite, e sono i campioni che purtroppo a questa Cantù mancano. Io sottolineo per Cantù, bene ancora una volta Bass con 23 punti, 9 rimbalzi, soprattutto 10 falli subiti. Bene anche Esli, che sembra un attimo essersi ambientato dopo le prime partite un po' in difficoltà.
Però, come hai detto tu, sicuramente MVP della partita Keji con 25 punti, 11 rimbalzi e una prestazione veramente fuori dalla norma. Io tornerei un attimo da Luca, domanda che sa di scoop, perché diciamo che ci sono parecchie indiscrezioni sul fatto che Milano dovrebbe tornare sul mercato. Tralasciando il discorso di Sanders, pare voglia tornare anche per cercare un playmaker. Sì, allora, diciamo che è uscita un'indiscrezione su Rocco Ukić da parte del Corriere della Sera, come abbiamo letto. Bah, allora, che Milano tornerà sul mercato penso sia chiaro. Il fatto di Sanders è stato lampante, perché anche Livio Prolli, comunque il presidente, non si è nascosto. È pronto comunque, appena lui sarà posto fisicamente con la mano, un contratto per lui per i 6 mesi da gennaio a giugno, più un biennale per l'anno prossimo. E niente, col fatto anche che poi Jenkins otterrà il passaporto serbo, l'ha già ottenuto, Sanders va a occupare il terzo slot di americano. Sul fatto dei playmaker e sul fatto del nome di Rocco Ukić è tutto da vedere. Diciamo che sicuramente per ora Cinciarini ha avuto un po' di difficoltà in questo inizio di stagione, è abbastanza chiaro. Adesso poi ha subito anche l'infortunio al naso, che però vabbè, probabilmente giovedì sarà a disposizione nell'importantissima gara, che è uno spareggio contro il Cedevita, ex squadra di Repija, tra l'altro, vedete Marco Pozzecco. Il nome di Ukić circola, sono i classici. Cosa ridi, Saraceno? No, niente. Come hai detto, Pozzecco, mi ha fatto ridere. C'è stata una pausa. Comunque, sono i classici rumors che bisogna fare per alimentare anche un po' il mercato. Se devo dare un'opinione personale, no, sicuramente è un fido di Repija, si sa. È croato, Ukić, come Repija, ce l'ha avuto in nazionale, l'ho allenato 40 anni, quindi lo conosce meglio delle sue tasche. Non bisogna però, secondo me, dimenticare che Lafayette, a mio modo di vedere, esatto, sta ingranando più che bene. E la partita chiave, secondo me... Ma infatti è quello il problema, secondo me. Esatto, la partita chiave adesso, scusa se interrompo, è stata proprio quella con l'Olympiacos, dove secondo me Lafayette ha fatto una partita mostruosa, soprattutto in difesa su Spanulis, che poi vabbè, lui l'ha vinta col tiro che ormai tutti abbiamo visto e rivisto più volte e non ci si può far niente, ma la partita di Lafayette, 35 minuti peraltro giocati perché non aveva cambi, è stata, secondo me, poteva rappresentare un po' la partita della sua svolta, replicata poi contro Pistoia, perché comunque ha giocato molto meno, ma in quel poco che ha fatto ha comunque messo 11 punti, ha messo le sue bombe, tra l'altro dopo le prime 5 giornate è il primo tiratore da 3 punti di tutta la Serie A col 54.2% Lafayette, quindi comunque dimostra che le sue caratteristiche le ha. È un giocatore comunque di esperienza a livello europeo massima, che secondo me non, cioè, alla lunga è da valutare. Quindi il rumors di Ukić è tutto da vedere. Che possa piacere a Repija soprattutto è fuori discussione, che arriverà, parliamone. Bene, prima di chiudere una domanda veloce a Marco. Reggio Emilia adesso affronta Cremona a Cremona e poi inizia un tour de force, perché dovrà andare a Venezia, poi dovrà beccarsi Trento, poi se non mi sbaglio dovrà andare a Pistoia e poi arriva a Milano. Reggio Emilia è arrivata al momento della verità, perché finora ha fatto tanto bene in campionato, però adesso arrivano le partite che contano. È preparata Reggio? Assolutamente sì, come hai detto te, insomma, si arriva al momento, a uno dei momenti cruciali, se vogliamo, anche se siamo comunque all'inizio della stagione, in cui può essere un po' da spartiacque. Direi che Reggio, al di là dell'infortunio di Cauchena, sia pronta a questo. Abbia dimostrato comunque di saper reagire da una sconfitta, per quanto non altisonante, o comunque che ci può stare, comunque uno scivolone a capo d'Orlando, di riprendersi prontamente in campionato con la vittoria interna a Pesaro, ma anche con una vittoria, diciamo, sul fronte europeo a Ludwigsburg in trasferta, che è sempre importante. Certamente in queste settimane, sia sul fronte europeo che su quello italiano, si gioca comunque delle partite importanti, scontri diretti che possono dire tanto. Diciamo che se il ritorno di Cauchena sarà effettivamente per il 15 novembre, giorno della partita contro la Reyer Venezia, di sicuro sarà un aiuto in più, ma di certo sta dimostrando che
nonostante abbia cambiato, diciamo, metà della squadra, anche se di sicuro è una di quelle che ha cambiato meno, è una squadra che già abbastanza, già un livello di maturità importante, quindi secondo me può di sicuro fare bene in queste partite. Chiudiamo questa puntata, io ringrazio i miei ospiti, quindi comincio con Alessandro Saraceno. Grazie a te Giova, continuate a seguirci, e adesso con questa, grazie a Matteo Valandris, avremo anche le immagini, questa basket, Radio Basket Universo sta sempre più evolvendo, e soprattutto cercheremo di aiutarvi e di farvi rispondere a più domande possibili se ce le porrete. Ringrazio anche Luca Consolatti. Grazie a te Giova per l'ospitalità, e continuate a seguire sempre Basket Universo ovviamente. E ringrazio anche Marco Fontanesi. Grazie, ciao a tutti, continuate ad ascoltarci e anche a guardarci. Bene, io vi saluto, sono Giovanni Aiello, ci sentiamo alla prossima puntata, continuate a seguirci, abbiamo una super nuova fighissima pagina Facebook, quindi mi raccomando, e ci sentiamo presto. Ciao a tutti.